Perché in Italia è così difficile fare infrastrutture e grandi opere? Eppure ne avremmo un gran bisogno. In tutto il mondo fare infrastrutture significa attivare un meccanismo virtuoso di sviluppo e di rilancio dell'occupazione. In Italia, invece, negli ultimi decenni abbiamo maturato un grave ritardo nella realizzazione di opere strategiche. È un ritardo che incide negativamente sulle condizioni per la ripresa economica e per la competitività del paese. Il governo ha licenziato in Italia 269 progetti per un totale di 133 miliardi di investimento. Inoltre sarebbero disponibili altri 69 miliardi per nuovi progetti. Ma al momento è ancora tutto fermo. In questi giorni il Parlamento sta cercando di individuare una possibile soluzione. Ci sono tre disegni di legge che prevedono di istituire il dibattito pubblico per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, cioè la consultazione ordinata delle popolazioni coinvolte. Tutte si ispirano al modello francese. Questi sono i punti principali delle tre proposte di legge. La realizzazione di infrastrutture ed opere di rilevanza strategica deve essere sottoposta al dibattito pubblico. Una commissione nazionale sovrintende allo svolgimento del dibattito. Al termine del dibattito viene pubblicato un rapporto. Entro 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto, chi vuole fare l'opera deve dichiarare pubblicamente se intende rinunciare al progetto, proporre modifiche o ripresentare quello iniziale motivando le ragioni della scelta. Inoltre, il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre ha approvato un disegno di legge di riforma complessiva degli appalti, che contiene anche disposizioni sul dibattito pubblico. Il disegno di legge dovrà passare all'esame del Parlamento, che potrebbe ancora modificarne il contenuto. L'obiettivo è definire con tempi certi una procedura che garantisca il coinvolgimento dei territori fin dalla fase progettuale dell'opera. Il pericolo per gli eventuali investitori è che il dibattito pubblico possa aggiungersi al groviglio legislativo e burocratico esistente. Noi seguiamo con molta attenzione l'iter di questi provvedimenti. Ogni giorno aiutiamo i clienti a comprendere il senso delle norme, con note, dossier e incontri tematici. Individuiamo le opportunità e le minacce per il business dell'azienda. Aiutiamo i nostri clienti nella definizione di un piano di intervento, individuando i decisori chiave e le strategie da mettere in atto. Perché qui la lobby è una questione di metodo e di chiarezza.